Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di 7 curiosità che abbiamo trovato su Erased. Dico abbiamo perché in questo video non sarò da solo, infatti in mia compagnia ci sarà 1101. Perfetto ragazzi, prima di incominciare vi avviso che se ancora non avete visto la serie, questo video può contenere alcuni spoiler. Detto questo ragazzi, lasciate un bel pollice in su e iniziamo pure con il video. Nell'opening dell'anime ad un certo punto si può notare il killer nel riflesso degli occhiali di Satoru. Entrambe le voci di Satoru, adulto e bambino, sono state fatte da doppiatori che in Erased ebbero il loro primo debutto come doppiatori, appunto. L'opening di Erased è stata prodotta 10 anni prima del rilascio dell'anime. Nel 2017 la piattaforma di Netflix ha messo a disposizione l'opera di Erased live action per 190 paesi. Il viaggio temporale che è stato fatto in Erased ha preso spunto da Steins Gate, ma con Erased appunto è cambiato il genere, però si tratta della stessa tipologia. Erased nasce come un romanzo di formazione, quindi il protagonista segue una specie di viaggio dove va a formare la sua personalità, proprio come la Telemachia, che appunto narra il viaggio di formazione di Telemaco. Nell'intero anime e manga ci sono molti punti di tensione che caratterizzano la maggior parte della narrazione. Per me in questo sono riusciti veramente molto bene a farlo, dato che ogni episodio che guarderete vi farà venire voglia di guardare anche il prossimo una volta finito. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se ancora non avete visto la serie, guardatela che è un capolavoro a parer mio. Io ringrazio anche 1101 per la partecipazione in questo video e vi invito a passare anche sul suo canale perché è molto bravo. E comunque si pronuncia Erased, porco. Ok ragazzi, se questo video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un bel pollice in su e ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. E nulla ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video.